Sì, dai, oggi a parte me penso che tutta la squadra abbia dato veramente il 110%, anche perché ci tenevamo a portare a casa 3 punti. Poi dopo l'espulsione purtroppo abbiamo giocato un tempo in 10, però penso che oggi sia stata una grande risposta da parte della squadra, di ognuno di noi, e se continuiamo così ci possiamo salvare tranquillamente. Le azioni, cioè il Benevento ha segnato su un errore su un nostro errore, dove non c'è un fallo prima su di me, perché l'arbitro oggi è arrivato sicuramente con pregiudizi. Non mi va di giudicare i rigori, penso che siano stati lampanti. Almeno uno di due c'era. Però questo non mi va nemmeno di parlare, mi va di parlare del fatto che comunque il Foggia oggi anche in 10 poteva vincerla contro la terza in classifica, e se pensiamo che sia stata una mezza vittoria sbagliamo tutti. Dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo continuare ad avere questo spirito per cercare di vincere le partite, soprattutto ora che arrivano due scontri diretti. Ma il recupero ad oggi penso sia soprattutto mentale, poi a livello fisico. Certo, si fa sentire, però a livello mentale dobbiamo essere bravi a recuperare. Ascoli è una partita, inutile dirlo, fondamentale, perché anche oggi loro hanno vinto, penso. Quindi hanno fatto una vittoria importante, però andiamo lì consapevoli di ciò che di buono stiamo facendo, e adesso dobbiamo cercare, come ho detto giovedì in conferenza, di centrare le vittorie. A patto che qualcosa ci giri buono. Sì, penso che è uno dei migliori che abbiamo fatto quest'anno, ma io penso, per me, o come vedo io, per me è più importante come abbiamo giocato questa partita contro una squadra che lotta per andare in Serie A. Siamo uno in meno, tutti siamo andati, tutti i palloni per un altro che sta vicino, quando uno ha perso l'altro è andato, quindi abbiamo fatto tutti insieme una bella partita, penso. Con un po' di fortuna puoi vincere, ma puoi perdere anche questa partita quando loro fanno 1-0, cioè non c'è più la forza mentale che vai avanti, puoi prendere anche 2-3, siamo uno in meno e diventa pesante per noi, ma alla fine abbiamo preso un punto e siamo felici come una vittoria adesso alla fine. È mentale, una cosa mentale per noi è importante per andare adesso a Ascoli, questa è la cosa più importante. Io ho visto, quando abbiamo visto il video adesso dopo la partita, per me erano due rigori, ma purtroppo l'arbitro decide contro di noi. E la cosa di Gerbo abbiamo anche visto, sembra un po' brutto, sì, ma non lo so, l'arbitro ha deciso di dare il rosso e così è andata la cosa. Non possiamo pensare tanto a queste cose.